Allora, ci tengo a dire che non è una legge che riconosce ai cantanti, un po', voglio correggere un po' la domanda, ma è corretto che la domanda sia così abbastanza generica. Nel mondo della musica, oltre ai cantanti, giustamente come hai detto tu, esistono i comprimari, quelli che magari non appaiono nei manifesti, in televisione, ma che sono altrettanto importanti alla fine di un iter produttivo, no? Per cui, oltre ai cantanti, che sono interpreti, verranno, grazie a questa legge, riconosciuti e pagati direttamente, senza intermediari, come sta accadendo fino adesso, questi diritti con i quali chiunque faccia questo di mestiere come professione riesca a campare dignitosamente. In maniera particolare credo che faccia molto bene ai giovani che intraprendono questo mestiere magari con poco know-how a livello legislativo. Per cui credo che se questa legge verrà approvata, loro verranno automaticamente visti riconoscere dei diritti che è corretto che loro abbiano, tant'è vero che sono diritti che si chiamano l'equo compenso, lo dice la parola stessa, è equo, per cui è giusto.